Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo decimo episodio della Chesslowka Pokémon Diamante. Nello scorso episodio avevamo esplorato la torre memoria per poi ottenere la MN Forza e poi ci eravamo addentrati nel percorso a sinistra di Rupepoli catturando Invictus, ossia il nostro Ponyta, la nostra Ponyta. E nei commenti della domanda del giorno mi avete detto: Creepy, vogliamo la regina! E quindi è stata eletta furor di popolo, appunto, regina. Regina Invictus, sì, è un po' brutto da dire, però io Evopoli per cambiare il soprannome non ci torno. Comunque avete visto che l'ho allenata fino al livello 25. E oggi, ragazzi, ci aspetta una battaglia interessante. Nel frattempo, dato che me ne sono accorto adesso, gli mollo giù anche due caramelle rare, così sale al livello degli altri. Ecco qua. Dicevo, sì, oggi andremo ad affrontare la palestra di Rupepoli. Vi anticipo che sarà molto difficile, in quanto Marzia, ossia la capopalestra di tipo lotta, ha un Pokémon alquanto forte. E quindi apprestiamoci, insomma. Però prima c'è la scassa coglioni. Creepy, accetterai la sfida della palestra? Diventi sempre più forte, non è vero? Io? Beh, sono venuto a fare spese al centro commerciale e... nel senso, beh, certo, ho lavorato sul mio Pokédex, ma ci vediamo dopo. Certo, Lucinda, ribattezzata Lucinda. Certo, Lucinda, noi ci crediamo che stai lavorando al tuo Pokédex. Sicuro, convinta proprio. Entriamo nella palestra. Ok, io questa palestra la odio. Ah, non è quella di Platino però, tanto peggio. Qui ci sarà da sclerare. Allora, iniziamo ad affrontare i karateka bastardi. Utilizziamo Invictus, così vi faccio vedere anche un po' il moveset. Mandiamo Machoke, come vedete i livelli sono molto alti. E anzi, questo Machoke mi fa altresì paura. Quindi mando Falcoleone, avrei potuto mandare anche Golbat, però perlomeno lui gli demolisce tutto l'attacco speciale, l'attacco fisico, scusatemi. Ole, giù. Chi manda? Machop, ok, non ci dovrebbero essere problemi. Bella, perfetto. Aeroassalto, sì, adesso gliela insegno. Via attacco d'ala. Aeroassalto rispetto ad attacco d'ala ha le peculiarità di attaccare sempre, anche se ci dovessero diminuire tutta la precisione di questo mondo. No, vai giù che mi fai paura. Ok. Questi Machoke non sono veramente degli avversari facili da buttare giù. Nel frattempo una super pozione a Falcoleone. E no, ho cambiato idea, non vi faccio vedere Invictus perché mi cago addosso. Quindi mandiamo davanti Wayne, che dovrebbe avere anche lui attacco d'ala, e iniziamo ad affrontare un po' tutti sti karate. Se riuscissimo, ok. Sì, spezza quelle lance che vuoi, Machoke. Allora, sì, abbiamo attacco d'ala e fulmine sguardo, perfetto. Quindi adesso con un altro attacco d'ala dovrei a regola. Ole, livello 80, ciao, io sono avanti. Livello 28 per Wayne. Meditate, no, individuo mi stafava, ecco, bravissimo. Vedi che hai capito tutto dalla vita. Ok, abbiamo perso anche Meditite. Sì, Darta, ciao. E ok, spostiamo così. Raga, io questa palestra, vi anticipo, non me la ricordo assolutamente. Allora, fermi, proviamo a spostare qua un attimo. Farò tutto a caso, ve lo dico. Qua, si può spostare? No, ah già, è vero, no. Ok, allora, calma quindi. Si dovrà fare un qualcosa di molto... Non cagare le palle, brutto karateka. Ok, allora spostiamo questo qui. Poi facciamo il giro e spostiamo questo. Così ci sblocchiamo sto passaggio. Poi ci sblocchiamo anche questo. Perfetto, a sto punto facendo così dovrei, se tutto va come deve andare, riuscire a giungere qua e spostare questo qui. Perfetto, ora è un macello però, devo dire. E non saprei cosa fare. Devo arrivare là in fondo, raga. Allora, sfidiamo anche questo qui, perché altrimenti non si va avanti velocemente, perché perlomeno le battaglie contro gli allenatori permettetemi di velocizzarle. Mi fate paura però, a livello 28 gli allenatori prima della palestra sono un po' troppo alti per i miei gusti. Spero veramente di non prenderle di santa ragione. Allora, qua come si farà mai? Allora, a te non ti ho ancora sfidato. Sicuramente dovrò affrontarti. Meglio affrontarti adesso che dopo. Machoke, attacco d'ala di nuovo. Vai Golbat, il tuo momento. Colpo karate, perfetto. Non ci fa nulla Golbat. Lo devasta Machoke, perfetto. Stesso di... minchia, max damage a casa. Un altro Machoke, attenzione. Vediamo se va giù anche... mamma mia, Wayne. Wayne, signori miei, Wayne.
Non vedo l'ora che si evolva in Crobat. Poi adesso, appena si evolve, voglio vedere che cazzo mi fanno. Allora. Forse ho capito. Allora, qua, perfetto. E uno ce lo siamo levati. Come si fa adesso? Non lo so. Bene. Ho bisogno di spostare qualcosa lì, oh, raga. Per forza, altrimenti. Ok, perfetto. Perfetto. Non mi ero neanche accorto che si potesse spostare. Ottimo, andiamo pure così. Ole. Adesso andando di qua, me la ricordavo più difficile. Forse è quella di platino che è più tosta. Infatti, credo che siamo già arrivati. Adesso non vorrei essermela tirata, magari c'è ancora un bordello da fare. Però in teoria. Sì, siamo arrivati da Marzia. Wow, che culo. Ok, allora controlliamo un attimo la squadra. Wayne è praticamente a posto. Fammi solo vedere se ha una bacca. Che se ha una bella bacca arancia, gliela rifilo. E siamo tutti più felici. Tre ne ho addirittura. Perfetto. Cosa posso chiedere di più della vita? Marzia, è il tuo momento. Speriamo di farcela, signori miei. Io non sono per niente sicuro di quello che sto per andare a fare. Ciao, piacere di conoscerti. Sono Marzia, il capopalestra. Non so esattamente cosa significhi essere forte o come abbia fatto a diventare capopalestra, ma farò del mio meglio come capopalestra. Dio le ripetizioni. Per me la lotta è una cosa seria. Quando vuoi, io sono pronta. Marzia è più o meno come Fiammetta di terza gen, ossia una capopalestra che è appena diventata appunto capopalestra. Quindi mi fanno paura i capopalestra di questo tipo, perché anche Fiammetta io ricordo che era molto forte. Allora, comunque, torniamo a noi. Meditate a livello 27, Wayne, non dovresti aver problemi. Ricorda queste mie parole. Attacco d'ala e Meditate dovrebbe andare giù. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Sì, è il primo andato. Ma ciò che, giusto? E poi, ragazzi, dopo questo qui ha un Pokémon. Che Madonna de Dio! Meglio che non ve lo spoilero. Così, nel caso non abbiate giocato a questi giochi, vi renderete conto di cosa sto parlando. Non fare roccia tomba, eh? Breccia, perfetto, non ci fa nulla. Non ci fa nulla a rigor di logica. Perfetto. Del resto avevamo resistenza per 4. Cioè, vuoi mettere. Wayne, manda a casa anche lui. Si evolve solo di notte Wayne in Crobat tramite felicità. Però, nel senso, in una Nuzlocke, dato che i Pokémon non muoiono, in teoria dovrebbero essere felici presto. Quindi spero davvero di ottenere Crobat il più presto possibile. E ora, signori miei, Lucario. Wayne, per nostra fortuna, è il Pokémon ideale per affrontare questo qui. Perché le mosse di tipo lotta non mi fanno assolutamente niente. Potrei mandare Ponyta, è vero, e utilizzare le mosse di tipo fuoco, ma Lucario mi sciotterebbe con un colpo, ve lo assicuro. E come vedete è livello 30. Facciamogli uno stordiraggio, attacca prima lui, palmo forza. Palmo forza può anche paralizzare, attenzione qua, eh. Non è molto efficace, non lo fa. Porco! Lo sapevo, madonna la vita. Attacca Wayne, bravissimo. Bravissimo, stordiraggio e questo qua per un po'. Forse ce lo teniamo a bada. Ora, antiparalisi. Cura totale, vabbè, fa lo stesso. Wayne, non dobbiamo avere intoppi. Se la paralisi ci si mette di mezzo nel momento che conta, potrebbe essere un problema. È confuso, colpisciti da solo, maledetto. Assorbi pugno, che male. Per fortuna abbiamo Wayne. Per fortuna abbiamo Wayne, signori. Che regge tutti i suoi colpi. Ora non ricordo qual è il suo moveset. Dovrebbe essere assorbi pugno. Quello palmo forza, osso merang e un'altra mossa che sinceramente non ricordo. Che spero non sia una mossa efficace. Attacco d'ala è confuso. Dai, colpisciti da solo una cristo di volta. No, niente, palmo forza. No, se mi paralizzi t'ammazzo, giuro. Mi incazzo. Questo era un critical. No, eh. Ok, attacco d'ala, quanto ti faccio? Almeno metà vita, please. Porca puttana. È confuso. Dai, se si colpisce da solo forse lo buttiamo giù. Sì! Sì, cazzo! Vai che va giù, va dai che va giù! No, alla bacca! Vaffanculo! Stronzo. Ok, adesso potrebbe essere un problema. Attacco d'ala. Non mandarlo a vita rossa, bravissimo Wayne.
No, non voglio che mi sciotti. Io faccio un trespolo di sicurezza. Non è più confuso. Assorbi pugno, no. Ok. Temevo il crit. Ora ci curiamo con molta calma con trespolo. Così almeno stiamo sicuri. Anche con un critical reggiamo tranquillamente. E con un attacco d'ala pretendo di buttarti giù. Per fortuna, raga, non fa mosse diverse da queste, perché altrimenti saremmo nei cazzi. Non paralizzarmi, non paralizzarmi. Bravissimo, Wayne. Dai. Sì, che va giù. Sì. Vinto. Perfetto. La temevo sta battaglia, raga, la temevo. La temevo. Questo Lucario qua è fortissimo. Per fortuna che avevamo Wayne. Per fortuna che abbiamo Wayne, perché non è morto, cazzo. Devo accettare la sconfitta? Sei davvero troppo forte. Mamma mia, Wayne. Ok, hai vinto tu. Non è facile accettarlo, ma ho imparato molto da questa esperienza. Ti prego, accetta questa medaglia. E ci consegna la medaglia Ciottolo. Ora, non stiamo a leggere gli altri dialoghi, comunque ci darà l'MT60 che è Assorbipugno. Che per ora dei miei credo non possa imparare nessuno, ma comunque usciamo da questa maledettissima palestra. E troviamo Lucinda. Ciao Creepy, mi daresti una mano? Ho perso il mio Pokédex, mamma mia. E il Team Galassia l'ha trovato, tanto non c'era niente. Ora non me lo vogliono ridare. Ti prego, mi serve il tuo aiuto. Aspetterò davanti al deposito. Ti prego, raggiungimi. Sì, ma calma, adesso arrivo. Cioè, hai detto ti prego 10 volte in 9 parole. Allora, adesso andiamo ad aiutare Lucinda. Ma prima direi che possiamo anche curarci i Pokémon. Se Lucinda ce lo permette sempre, eh no? Perché magari dobbiamo andare a recuperare il suo Pokédex vuoto, chi lo sa. Allora, nel frattempo, ecco qua i nostri Pokémon curati. Direi che Wayne per oggi ha combattuto abbastanza. E contro il Team Galassia invece vorrei farvi vedere un po' Invictus. Che sinceramente non so a che livello si evolva. Spero presto, perché Rapidash sarebbe un ottimo Pokémon. Comunque non si evolve, se non sbaglio, tramite pietre o cose simili. Bensì, appunto, tramite livello. E comunque qua vedete due reclute e Lucinda che stanno armoniosamente bisticciando. Ciao Creepy, ti prego, mi dai una mano? Oh, come un déjà vu. Sì, lotto con te, dai, su. Una squadra così unita non può perdere. Ma unita in cosa? Sì, non lasciamo che i cattivi. Dai, su, combattiamo. Ma ora non ricordo se devo sfidare una recluta singola o è. No, ok, è in doppio. Ok, non mi piace. Preferivo la recluta singola. Beautyfly e Dustox. Quali prede migliori per Invictus? Eh? Eccoli qua. Allora, non saprei chi attaccare per primo. Comunque, vedete, i livelli sono alti. Clayferry e Invictus, eccoci qua. Clayferry. Clayferry. Grazie Lucinda. Sarei di aiuto, no, non cominciare con la protezione perché veramente. Braciero, oh, quanto danno. Raffica su il suo Clayferry, perfetto. Che problema c'è? Gravità. Dustox sa usare gravità. Bravo Pirla, ti butti giù te, cretino. Oddio, Dustox davvero sa usare gravità, non lo. Perché sta cosa? Non ha. Vabbè. Poche domande. Ti butto giù io nel frattempo. No, cazzo, ho colpito quello sbagliato. Ma no, devo buttare giù Beautyfly. Beautyfly usa Raffica. Vabbè, finché la usi su Clefairy, ripeto. Sì! Genio! Chi è che mi ha mandato letto? Beautyfly, ottimo. Dustox cosa ha fatto invece? Non si sa. Vabbè, nel frattempo, dato che Beautyfly è praticamente fuori uso, inizierei a buttare giù Dustox. Con un bel braciere. Non va giù, giustamente, perché non è che toglie di più d'improvviso. Ah, ma perché è lui che continua a utilizzare Raffica, non Beautyfly. Allora è Beautyfly che ha usato gravità prima. Ancora più strano. Cioè, non ha senso sta cosa, però vabbè. Comunque, nel frattempo, metronomo. Ecco, io. Cazzo, adesso fa surf. No, dai, mi confonde. Cristo, che utilità Lucinda. Ma no, dai, ma. Che vita di merda. Vaffanculo, io lo ritiro, non rischio. Mando Cesare, tanto dovrebbe reggere più o meno tutto. È così confuso da colpirsi da solo. Bene, un lato positivo. Beh, ma giusto. Giusto, fuoco bomba. Sì, sono d'accordo con te. Minchia, devastato. Stunchi, è vero che hanno altri po'. Che due coglioni. Allora, quel Dustox lì non mi piace, adesso muore.
No, raga, io sto. Buttaglielo giù, ti prego. Io ho paura di sto Clefairy che fa un terremoto, un qualcosa di simile. Cesare, buttalo giù. Grazie. Stunky, fai una bella mossa. No, ha già attaccato Stunky, maledizione. Ecco, guardalo che adesso mi fa una scarica. Scarica, sicuro. No, ha fatto canto, genio. Grazie. Grazie, Clefairy. Oddio. Cioè, sto temendo di più veramente Clefairy che i suoi Pokémon. È una cosa assurda. Allora, beccata su Krogunk. Madonna, quasi buttato giù. Shottateglielo. Gravità. Ah, ma allora è lui che ha fatto gravità. E infatti mi sembrava strano. Madonna, raga, se sono confuso. Sì, grazie che gliel'hai buttato giù. Brava, manda Monferno che non crea problemi questo. Oddio mio. Sfuriato su Krogunk. Grazie per avermi rubato la preda. Perlomeno buttalo giù. Cioè, almeno dico io questo. Ok, perfetto, bravo. Velocizziamo, dai. Colpiscilo, please. Non gli hai fatto niente, bravo. Bolla raggio, dai. Dai. Stunky si è svegliato. Usa lacerazione su Monferno, ok. Dai, bolla raggio, su. Su, finalmente. Oh, grazie. Dio esiste. Cesare livello 29, perfetto. Sì, vi abbiamo battuto. Ah, accidenti, i nostri Pokémon sono imbranati. Dovremmo prenderne di nuovi dalla nostra sede. Ma chi se ne importa del Pokédex, soprattutto se è vuoto, non so quanto vi possa tornare utile. Il Team Galassia avrà tutti i Pokémon del mondo. No, dell'universo. Queste ambizioni. Tieni, prendi il tuo Pokédex. Oh, finalmente. Quelle cose che avevamo nel deposito sono già state spostate a Pratopoli. Quindi dico, avrete ciò che vi spetta e correrete come noi reclute. Che filosofo, raga. Platone. Che succede? Perché al Team Galassia basta con questi dialoghi? Allora, in realtà non hanno portato via tutto dal deposito. Adesso ve ne accorgerete. Se... adesso non ricordo dove si trovi il posto in questione. Però se non sbaglio, ecco, guardate un po' cosa c'è qua. Volo, signori miei, volo. Che insegnerò nella prossima parte, si spera, o almeno off camera. Ehi, hey, guarda chi c'è, qui non sei nel Team Galassia, ok. Ovviamente dobbiamo avere un'apriporta per quella porta, già che intuito. E niente, appunto, insegnerò volo a un Pokémon nella prossima parte o comunque prima della prossima parte. E, dato che questa parte è finita, quindi io vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto. Vi invito a rispondere alla domanda del giorno che trovate come al solito nella sidebar. Mi raccomando, passate anche dai social in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.